Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, i finanzieri del Comando Provinciale di Arezzo hanno scoperto una casa di cura e riposo allestita del tutto abusivamente in un agriturismo. Una casa di riposo allestita del tutto abusivamente in un agriturismo, con tanto di somministrazione di farmaci agli anziani ospiti senza che vi fosse controllo medico e con presenza di lavoratori in nero. A scoprire l'attività è stata la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Arezzo. I militari hanno effettuato l'ispezione nella struttura che si trova nelle campagne cortonesi assieme al personale dell'ASL, nello specifico la Commissione Multidisciplinare di Vigilanza. Si occupa di vigilare sulle strutture però autorizzate al funzionamento oppure sottoposte a comunicazione di avvio d'attività, che queste strutture abbiano tutti i requisiti professionali, strutturali e organizzativi per poter operare. Nel caso specifico però le forze dell'ordine spesso ci richiedono una consulenza andando con loro ad effettuare sopralluoghi in strutture che non rientrano tra quelle che sono autorizzate. La RSA abusiva accoglieva 10 anziani in parte non autosufficienti dietro pagamento di una retta mensile sui 2.000 euro ad assisterli personale che non sarebbe risultato né specializzato né abilitato a farlo. Venivano assistite alla stregua di quello che si dovrebbe fare invece in strutture autorizzate, dove lì però è previsto dei requisiti di personale sia professionali che organizzativi. 4 le persone denunciate, si tratta del proprietario dell'immobile, risultato peraltro inidoneo ad accogliere quel tipo di attività, e dei lavoratori dovranno rispondere di esercizio abusivo di professione. La struttura era un agriturismo e quindi non rientrava non era né un RSA né una comunità familiare, era un agriturismo. In relazione ai lavoratori in nero, 2 dei 3 presenti, sarà l'Ispettorato del Lavoro ad irrogare le sanzioni previste. Le cose vanno fatte a norma di legge, le leggi ci sono, le leggi consentono anche di spaziare su alcune modalità e tipologie di strutture, quindi si tratta semplicemente di rimanere nel perimetro delle norme regionali per poter essere tranquilli ed operare in sicurezza. Ancora cronaca, è stato attivato poco prima delle 13 la 118 dell'ASL Toscana Sud-Est nel comune di Cavriglia in Via Diga. A causa del maltempo una pianta infatti è caduta su un furgone in transito. L'uomo di 56 anni è stato trasportato in codice 2 all'ospedale della Gruccia. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. E a Cortona invece stanno proseguendo le indagini sul rogo alla chiesa di San Marco in Villa. Il parroco ha sporto denuncia e attualmente l'ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è quella che ignoti sarebbero intrufolati da una finestra e una volta all'interno avrebbero appiccato il fuoco. Stando alle prime indiscrezioni sarebbero stati trovati infatti 2 o forse 3 inneschi. L'edificio religioso era già inagibile da tempo, prima del rogo stava infatti attendendo un intervento. Restiamo in Val di Chiana, ma in questo caso a Castiglion Fiorentino. Dopo alcune settimane di stop, a breve dovrebbero tornare in funzione l'ecocompattatore del mangiaplastica inaugurato solamente alcuni mesi fa presso la struttura della Casa dell'Acqua nel parco di Villa Lovari. Il fermo si è reso necessario in quanto lo stesso aveva subito un importante danno per un atto vandalico commesso da ignoti, anche in questo caso già denunciato alle autorità. Sono in atto adesso le ricerche per individuare gli autori dell'ennesimo atto vandalico. Il tema della sicurezza è stato un tema al centro anche del primo incontro del nuovo prefetto di Arezzo, Gabriele Di Nuzzo, che questa mattina si è presentato alla città. Ma credo che io debba inserirmi in un solco già ben tracciato dal mio predecessore e continuare a sviluppare un lavoro al servizio della comunità, un lavoro che si svilupperà sui temi tipici del lavoro delle prefetture, quindi la sicurezza, la protezione civile e tutti gli altri temi tipici del nostro ambito di competenze, ma che non si limiterà a questo, ma che tenderà ad affrontare tutte le tematiche che la comunità di questa provincia proporrà. Laddove emergeranno le problematiche che possono interessare enti locali, il rapporto tra enti locali ed altri enti o altri soggetti istituzionali, ecco, noi saremo lì
laddove ci venga richiesto, a cercare di trovare le soluzioni più confacenti. Il mio lavoro sarà anche quello di interfacciarmi con tutte le realtà vive del mondo produttivo, del mondo del lavoro, quindi le organizzazioni sindacali, tutte le associazioni di categoria produttivo, il mondo della solidarietà, del volontariato. Ecco, un'attività che io voglio mettere a disposizione a 360 gradi senza alcuno steccato di competenze dietro cui ripararci. La prefettura è a disposizione dell'intera comunità. Ci sono, diciamo, degli asset più, no, che caratterizzano questo territorio, la difesa del comparto orafo e poi da qualche anno siamo anche una meta turistica ambita, quindi leggendo questo, come era, insomma, stato chiesto in conferenza stampa anche per quello che accade a livello internazionale, forse queste sono due strade che la impegneranno un po' di più. Innanzitutto il comparto orafo è un comparto di prima importanza in Italia. Questo è il primo distretto orafo in Italia e merita tutta l'attenzione per la prevenzione e il contrasto di ogni aggressione criminale. Quindi su questo continueremo a lavorare, ad implementare un lavoro già ottimamente impostato, anche in collaborazione con le strutture centrali del Ministero dell'Interno, che hanno già messo a disposizione risorse specifiche per incrementare la sicurezza nel settore orafo. Per quanto riguarda diciamo, Arezzo come città, come provincia turistica, anche in questo contesto, in questo ambito, lavoreremo perché tutte le principali manifestazioni che verranno anche a breve termine, cito solamente la mostra vasariana, avvengano in un contesto di massima sicurezza, tenendo conto di una situazione internazionale molto complessa, non scevra da pericoli e da rischi, e quindi occorrerà predisporre degli accurati servizi di ordine e sicurezza pubblica per prevenire, ecco, qualsiasi minaccia alla fruizione da parte della città e della provincia, di un pubblico sempre più ampio di turisti e di appassionati d'arte. Sull'argomento saracino si è già informato? La giostra. Sì. Vabbè, la giostra adesso credo che la prossima sarà, avremo tempo, insomma, sì. Sarà nell'estate prossima, credo, quindi avremo tempo, insomma, di affrontare e di predisporre il necessario. So che ci sono stati degli incidenti all'ultima occasione, quindi lavoreremo per evitare che queste situazioni incresciose si ripetano. Torniamo adesso a parlare dell'alta velocità della stazione Medio Etruria. Dopo la nota con la quale il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini ha ribadito la scelta di Creti in Valdichiana, le reazioni non si sono fatte attendere. Ad intervenire anche Vincenzo Ceccarelli, capogruppo della PD in Consiglio regionale. Le trovate elettorali del ministro Salvini purtroppo allontanano anziché avvicinarla alla prospettiva di avere una stazione per i treni ad alta velocità lungo la direttissima, servizio del bacino umbro-toscano, ha dichiarato. Per quello dico che ciò di cui ha davvero bisogno questa parte della Toscana è una risposta rapida e adeguata alla domanda crescente di servizi a alta velocità che proviene da tutti i territori. Parole dure anche quelle dell'assessore regionale Stefano Baccelli ieri nell'Aretino alla cantiere della variante sulla strada regionale 71. Certamente una cattedrale nel deserto a Creti, per vari aspetti anche paesaggistici ma soprattutto infrastrutturali e logistici, non vedrà la regione toscana favorevole. È un secco no quello che arriva dall'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli in merito alla collocazione della stazione dell'alta velocità Medio Etruria. Baccelli non usa infatti giri di parole dopo l'annuncio del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, che ha ribadito la scelta di Creti in Valdichiana. Noi ci siamo espressi più volte verbalmente in occasione del tavolo tecnico romano, formalmente con varie lettere, varie note, che siamo ovviamente a favore di una nuova stazione Medio Etruria, ma non a Creti.
Sono sorpreso del fatto che il ministro Salvini abbia dato un incarico per lo studio di fattibilità tecnico-economica, perché mi pare un atto politico, non amministrativo, atteso che una infrastruttura di questa portata sul territorio della Regione Toscana senza il nulla osta della Regione Toscana non si può realizzare. Tra l'altro, nello stesso tavolo tecnico era emersa ad esempio la soluzione dell'implementazione della stazione di Arezzo come una soluzione che in termini di costi e benefici era forse la migliore, ma noi eravamo disponibili anche a una localizzazione più baricentrica rispetto all'Umbria come Rigutino e comunque a ragionare di altre soluzioni. Nelle ultime ore a ribadire la propria contrarietà alla decisione di Creti è stato anche il comitato Sava Stazione Alta Velocità Arezzo. Ci siamo ritrovati qui per protestare contro la decisione che è stata presa dal ministro Salvini per la stazione a Creti. Io lo ritengo una cosa veramente assurda. Comunque tutto il consiglio comunale è favorevole per Rigutino. Il sindaco si è esposto in modo, diciamo, veramente più di così, cosa doveva dire. Questa è tutta una questione elettorale per fare un favore ad Umbria, ma fa un dispetto alla Toscana. E come detto, l'assessore Baccelli ieri era in provincia di Arezzo, a Camucia, assieme al presidente della regione Toscana per fare il punto dei lavori sulla variante alla strada regionale 71 nel comune di Cortona. Vediamo tutto nel servizio di Laura Lucente. I lavori alla variante alla regionale 71 sul territorio comunale di Cortona procedono come da cronoprogramma. Oltre 5 km di tracciato alternativo in costruzione che collegheranno il raccordo Perugia-Bettolle all'altezza dell'abitato di Pietraia fino all'area del Vallone a Camucia, congiungendosi al lotto di variante già precedentemente realizzato. Il presidente della Regione Toscana Giani e l'assessore alle infrastrutture Baccelli hanno voluto constatare di persona con un sopralluogo l'avanzamento dei lavori. Assessore, si concretizza anche questo lotto alla variante 71? Fra quanto tempo riusciremo a vedere il finale? Allora, il finale da previsioni sono contrattuali in maggio del 2026. Ma l'impresa, grazie anche al lavoro di tutti i nostri dirigenti e funzionari, sta lavorando speditamente e quindi potrebbe essere, se non ci sono complicazioni, sempre diciamo realizzabili in questi lavori certamente complessi, potrebbe essere che circa entro un anno siano terminati. Ricordo che è un intervento importante anche sotto il profilo economico, 15 milioni e mezzo di euro risorse FSC stanziate dalla Regione Toscana, che sono 5 chilometri di un'infrastruttura completamente nuova, tutta in rilevato perché diciamo, il terreno è un terreno alluvionale e quindi non buono per posarci un'opera infrastrutturale di questa natura con la realizzazione anche di un ponte. Intanto, nel luglio scorso è stata avviata la redazione del progetto esecutivo di un altro lotto alla variante, il numero 3. 14 milioni impegnati dalla Regione Toscana presi dal Fondo Sviluppo e Coesione. Si tratta, nello specifico, della porzione di oltre 2 chilometri che collegherà l'attuale inizio a nord della variante con la strada provinciale che unisce le località di Fratta e Sodo. Io sono veramente contento perché è un cantiere su cui abbiamo lavorato con l'assessore Baccelli fin dall'inizio del nostro insediamento. Riuscire a sviluppare una viabilità che annulla quello che sono gli effetti ambientali di una congestione che sulla viabilità ordinaria ci sono e che riesce a fluidificare il traffico in un'area che ha bisogno di collegamenti come quella di un centro così vitale, quale Camuscia, quale Cortona, è un fatto a mio giudizio storico. Devo dire che c'è da ringraziare chi l'ha portato avanti questi progetti prima di noi e quindi mi riferisco a una personalità importante dell'area della provincia di Arezzo come Vincenzo Ceccarelli, che era assessore prima di Baccelli e che in qualche modo ha pensato, ideato a quelle progettazioni che poi noi stiamo materializzando. Ottobre è il mese rosa, il mese della prevenzione contro i tumori al seno. In programma nella Retina una camminata notturna in rosa e un open day per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
Il primo Open Day si terrà a Montevarchi presso il Palazzo della Podestà, il secondo invece venerdì 19 ottobre presso l'unità operativa dipartimentale di senologia dell'ospedale San Donato. Nel 2023 in Italia sono stati diagnosticati 55.900 nuovi casi di tumore al seno. Si tratta della neoplasia più frequente nel genere femminile in tutte le fasce d'età. Da qui l'importanza della prevenzione. Ed ancora sanità, al via da lunedì 7 ottobre la campagna di vaccinazione nelle farmacie del territorio di Arezzo. Sarà possibile effettuare anche quest'anno il vaccino anti-influenzale in convenzione non e quello contro il Covid. Attiva poi dallo scorso giugno anche la possibilità di effettuare sempre in farmacia lo screening gratuito pungidito per l'epatite C con sangue capillare. L'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra invece ha lanciato anche quest'anno un concorso creativo per le scuole per conservare la memoria e promuovere la cultura della pace. È stato pubblicato il bando dell'ottava edizione di un'iniziativa che è promossa a livello nazionale assieme al Ministero dell'Istruzione e del Merito e rivolta alle giovani generazioni per stimolare un percorso di riflessione, condivisione e confronto sulle conseguenze delle guerre di ieri e di oggi. 1945, la guerra è finita, la gravosa eredità che guerra e conflitti lasciano sulla popolazione civile è il tema scelto per il concorso. Parliamo ancora di giovani studenti, è infatti tornata la consegna delle borse di studio dedicate alla memoria di Luigi Bonfanti, storico segretario generale dell'FNP CISL. È un percorso che è giunto al suo terzo anno, il ricordo appunto di Luigi Bonfanti che fu il segretario provinciale generale della CISL nazionale che ha creduto per primo nel creare un ponte tra le generazioni di giovani e di anziani basandosi molto sull'intergenerazionalità. Per noi è importante essere presenti nelle scuole perché deve passare soprattutto il concetto della sicurezza nei luoghi di lavoro. È tornata la consegna delle borse di studio dedicate alla memoria di Luigi Bonfanti, storico segretario generale della Federazione Nazionale Pensionati CISL. Premiati gli studenti meritevoli dell'Istituto Tecnico Professionale Vasari Margaritone di Arezzo, con cui prosegue la collaborazione per individuare idee e progetti particolarmente brillanti nati tra i banchi di scuola e proiettati verso il mondo del lavoro. Questo mi fa capire che c'è una grande sensibilità della CISL verso il mondo della scuola e verso le tematiche in particolare connesse con la sicurezza. La sicurezza non si insegna la sicurezza, ma si insegna la cultura della sicurezza e la cultura della sicurezza si impara a scuola. Questo è solo il primo degli appuntamenti del 2024 con le consegne delle borse di studio Bonfanti. Le premiazioni proseguiranno infatti anche nelle altre vallate della provincia di Arezzo. Vincenzo Schettini ad Arezzo con La fisica che ci piace al Teatro Petrarca per le scuole in occasione dei 50 anni della Chimet. Il più famoso ed amato professore del web farà infatti tappa in città mercoledì 9 ottobre con uno spettacolo che trasformerà il palcoscenico in una grande aula scolastica dove con coinvolgente simpatia e competenze scientifiche accompagnerà i giovani spettatori in un esilarante percorso tra esperimenti di fisica e leggi della natura. L'evento è in programma alle 10. E Cortona invece si prepara per ospitare la terza edizione del Festival della Scienza Cautamente. L'associazione culturale Cauta, dopo l'evento estivo con la partecipazione in concerto di Jovanotti, porta a Cortona un altro evento di richiamo locale e non solo. Tra i tanti ospiti di fama nazionale, quest'anno si aggiunge al festival una mostra senza precedenti con un autentico frammento di luna e 5 meteoriti di cui uno potrà essere toccato dal pubblico nel corso dell'evento. L'inaugurazione giovedì 10 ottobre alle 9 al Centro Convegni Sant'Agostino. E proprio Cortona sarà anche protagonista della sesta edizione di Ruote nella Storia, il raduno ACLI di Autostore. Si svolgerà nella cornice della Valdichiana Aretina la sesta edizione di Ruote nella Storia, il tradizionale raduno di auto storiche organizzato da ACI Arezzo e da ACI Storico in calendario per domenica 6 ottobre, già 60 i mezzi iscritti. Quest'anno abbiamo scelto Cortona anche perché Cortona rappresenta l'eccellenza di un proscenio interessantissimo per poter far ospitare
tante macchine d'epoca che verranno appunto nel corso di quella giornata, appunto domenica. E per noi è una grande opportunità anche per promuovere il territorio. In quella giornata i tanti partecipanti vivranno la città nel suo complesso, anche come ospiti, diciamo, dell'amministrazione comunale, anche potendo visitare il MAEC, oltre che vivendo la città. È un modo per promuovere l'automobilismo d'epoca, che è un modo per valorizzare dei veri e propri cimeli, ma che sono frutto dell'ingegno umano, e anche per promuovere il territorio stesso, perché durante la giornata ci sarà la ripresa di ACI Sport, che poi trasmetterà a livello nazionale questa iniziativa. Ringraziamo ACI, il presidente Bernardo Mennini e tutto il team per aver scelto la nostra località, quindi Cortona. Ruote nella storia, credo che non ci sia meglio luogo che Cortona per parlare di storia, in questo caso di storia delle auto, ma tuttavia non è la prima volta che le auto storiche toccano il nostro territorio, in questo caso l'organizzazione di ACI. Siamo molto contenti, ospiteremo l'arrivo delle auto la mattina con una colazione assieme a loro, per poi procedere anche durante il giorno alle premiazioni nella sala del Consiglio Comunale. Ci sarà un itinerario molto interessante, toccheranno anche Foiano, sì, ma torneranno poi tutte le auto a Cortona. Quindi un grazie ancora per l'impegno profuso e soprattutto per portare ricchezza ancora una volta al nostro territorio cortonese. Sarà invece tappa a Fogliano della Chiana la Mille Miglia, la corsa d'auto più affascinante e prestigiosa del mondo. Ad annunciarlo è il sindaco Jacopo Franci. Ho partecipato giovedì 3 ottobre alla presentazione ufficiale del percorso della Mille Miglia edizione 2025 a Brescia, ha dichiarato il primo cittadino, e ad oggi possiamo confermare che giovedì 19 giugno 2025 la corsa passerà per la prima volta da Fogliano della Chiana. La carovana attraverserà il centro storico. E adesso lo sport, pioggia di medaglie per la ginnastica Petrarca al debutto nel campionato regionale Gold di ginnastica artistica maschile. La prima prova di Montevarchi ha visto 7 atleti di diverse età scendere in pedana nelle competizioni individuali di squadra, tornando a misurarsi con coetanei di tutta la Toscana e presentando nuovi esercizi costruiti negli ultimi mesi di preparazione. La ginnastica Petrarca ha anche gareggiato nella seconda e ultima prova del campionato regionale individuale allievi di ginnastica ritmica, centrando una doppia qualificazione per la zona tecnica interregionale. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.